se non avessi questa sensazione, ecco, non avrei la stessa leggerezza che ho oggi nel cuore. Una leggerezza che mi consente di affrontare una sfida difficile, diciamo la verità, non sono matto. Però voglio anche dire a tutti gli italiani che è molto importante seguire questo congresso del Partito Democratico. Capisco che moltissimi italiani non vogliono più sentire parlare del PD, però devono sforzarsi, se lo ritengono, di esaminare quello che sta accadendo in questo congresso, di prendere in esame la nostra mozione. La nostra è una mozione che vuole restituire il diritto a partecipare attraverso un partito. Anche foto, io non sono proprio bravissimo a fare la modella. Che vuole restituire il diritto alla partecipazione anche attraverso la tecnologia, ma perché no, anche incontrandosi fisicamente tra di noi, ricominciare a parlare sulla strategia da tenere, rimettere al centro gli ultimi della terra, avrebbe detto, diciamo, chi svolge funzioni trascendenti che io in questo momento non voglio incarnare. Noi li abbiamo sempre... li abbiamo sempre considerati al centro della nostra analisi politica. Quello che certamente non possiamo fare però è trasformarci nel partito che è sensibile alle lobby, ai potentati, a chi ha già tutto dalla vita e che non ha bisogno dello Stato di diritto e di un partito per vedere la sua vita completata e riempita di diritti oltre che di doveri. Non siamo certamente il partito solo del reddito di dignità, noi in Puglia lo abbiamo fatto perché sappiamo che cosa è la povertà e a che danni può provocare la mancanza di una relazione tra le istituzioni e chi è in difficoltà. Però siamo anche consapevoli che il nostro futuro economico non è né nel petrolio né nel carbone. Vogliamo decarbonizzare le imprese italiane, vogliamo investire nuove tecnologie, e la cosa incredibile è che per fare acciaio, energia elettrica senza carbone, senza petrolio, sono proprio italiane le aziende che hanno i brevetti più importanti per farlo. Vogliamo utilizzare il gas come combustibile di transizione, e questo ovviamente anche rispettando i trattati europei che abbiamo sottoscritto. Crediamo negli Stati Uniti d'Europa, vogliamo una, non solo le primarie, diciamo così, ma vorremmo qualche cosa di più, vorremmo che il governo europeo fosse espresso direttamente con un rapporto di fiducia dallo stesso Parlamento europeo. Stati Uniti d'Europa ha detto, quindi vuol dire una visione totalmente diversa dall'Unione Europea attuale, che è burocratica, occhio, perché è importante, ventotene. Certo, a ventotene si va sul serio, non solo per scherzo. Ed è molto importante, anche questa è una mia visione personale, avere non solo una difesa comune che ci consenta anche di spendere meno e di spendere meglio, ma anche una integrazione delle attività legate alla sicurezza. Oggi il sindaco di Firenze, che saluto con affetto, ha lanciato un appello a che la politica si interessi anche della sicurezza delle città, anche della sicurezza delle persone, perché se no noi rischiamo di farci portare nel dibattito politico in ragionamenti basati sull'odio, sulla paura, che favoriscono i postfascismi e in generale tutti i populismi che appunto utilizzano la categoria amico-nemico per definire la relazione politica. Ecco, noi vorremmo che la sinistra si, e devo dire qui ci sono delle storie importantissime da questo punto di vista che vengono oggi presentate, che fanno del valore della sicurezza, della giustizia, della lotta alla mafia un riferimento della sinistra dichiarato, senza vergogna. Io più volte ho sollecitato il Partito Democratico a occuparsi di lotta alla mafia, ma raramente ci sono riuscito, perché si riteneva che appunto la stessa parola lotta alla mafia in qualche maniera alludesse ad un desiderio di schierarsi che è diventato sconosciuto al nuovo Partito Democratico. Mi viene in mente Antonio Gramsci e il suo meraviglioso discorso sull'essere partigiani, dell'essere persone di parte. Essere persone di parte non significa perdere obiettività, significa dire sempre sì sì o no no, prendere posizioni nette che non vadano bene per chiunque. In tutta sincerità, la mozione che abbiamo presentato sul mio blog, sulla mia piattaforma, che si chiama Resistenza, l'abbiamo chiamata Resistenza ovviamente perché noi da lì veniamo, ma soprattutto perché Resistenza dà l'idea di un'energia, di un calore, dà l'idea anche di una nostra volontà di non cedere al così fan tutti, perché in questo momento della politica europea sembra
che sia finita l'ipotesi di vivere in comunità la soluzione dei problemi. Non posso non citare Don Milani, che è una mia fissazione. Uscire da soli dai problemi è l'avarizia, uscirne insieme è la politica. Don Milani non può, come la pira, non possono essere citati come dei convitati di pietra nel museo di Madame Tussauds. Queste sono storie meravigliose che vanno vissute, incarnate, fatte evolvere dentro un soggetto collettivo che deve essere il Partito Democratico. Potrei andare avanti per ore, siccome siete in ritardo, siete in anticipo. Siccome siamo in Toscana, dobbiamo fare un appello, che lui fa una battaglia nazionale, ma noi in Toscana dobbiamo fare un'altra, quindi un appello ai toscani. La politica è soprattutto credibilità. Allora, noi non crediamo che oggi una segreteria Renzi potrebbe ridare al partito quella libertà a cui faceva riferimento lui, per cui il partito sarebbe il partito di noi, il partito nuovo in cui ci si confronta e si media. Siccome non crediamo che possa arrivare da chi già ha esercitato questa funzione male, tant'è che il partito è arrivato a dividersi, l'appello ai toscani è questo: di dare fiducia ad Emiliano, di dare fiducia a chi vuol provare a riportare il partito, a riposizionarlo su quello che era quando è nato. Il Partito Democratico è un partito di riforme che guarda soprattutto le persone più in difficoltà, ma un partito in cui chi ci sta dentro è ben accolto. Non siamo alla lotta degli uni contro gli altri dentro il partito per conquistare che cosa. Il partito non è una cosa privata, noi vogliamo renderlo libero. Volevo dare una notizia a Michele Emiliano in anticipo. Nei giorni scorsi sulla stampa toscana è comparsa notizia che non c'era un suo comitato a Siena, cosa non vera. Il comitato a Siena c'è, è operativo, è fortemente impegnato. Questa settimana si presenterà simbolicamente a Suvignano, una grande tenuta vicino a Siena, nel comune di Monte Lorirabbia, l'unica grande tenuta confiscata alle criminalità organizzate che investono in Toscana, perché questo è il grande tema assente. Siamo tanti amministratori, tanti giovani che vivono e che hanno fatto della Toscana il luogo in cui costruire famiglia, costruire relazioni, magari avviare un'impresa, e sono molto preoccupati di vedere quello che purtroppo succede da tante altre parti d'Italia, cioè il fatto che qualcuno possa prendere e inquinare l'economia, prendere i soldi conquistati legalmente e venirli ad investire e sporcare in questo posto. Sembra che questo tema non debba essere al centro dell'attività politica. Con Michele in Puglia abbiamo posto per tanti anni la questione anche delle municipalizzate, delle privatizzazioni, di alcuni capitali dell'illegalità che sono entrati dentro questo meccanismo economico, e purtroppo anche la Toscana, l'Emilia, l'Umbria non sono state estranee da tutto questo. 15 anni fa col magistrato Michele Emiliano nella città di sfida Barletta abbiamo iniziato questo percorso nelle scuole. Io ero segretario della sinistra giovanile in Puglia all'epoca, da tanti anni vivo qua in Toscana, vivo a Siena. Riprendiamo questo percorso perché su quello della legalità non ci si sta di mezzo. Comunque l'altra o sì o no. Ovviamente io ho sottoscritto il referendum della CGIL sul lavoro, sul Jobs Act. Quindi andrò a votare con due sì ai due referendum. Ovviamente questo non obbliga nessuno, però non mi nascondo dietro a un dito. La legislazione sul lavoro non mi è piaciuta in questo ultimo periodo, e mi auguro, se mai dovessi diventare segretario del Partito Democratico, di poterla fortemente modificare. Io direi riportare completamente a com'era, ma senza esagerare, sicuramente l'articolo 18 è una di quelle cose che non mi sono ingoiato. Immaginate che l'articolo 18 non fu fatto dai radicali, non fu fatto, diciamo così, dalle avanguardie del Partito Comunista, era una di quelle operazioni politiche complessive, coerente con la Costituzione, nata in casa socialista, con un sostegno importantissimo, Gino Giugni, che era professore all'Università di Bari in quel periodo, con la Democrazia Cristiana, i liberal socialisti, i repubblicani. Fu una rincorsa a creare dei diritti del lavoro che oggi invece, in nome di un modernismo e di una competitività che in realtà non è stata affatto rilanciata dal Jobs Act, ha fatto regredire i diritti delle persone. Adesso basta buttare un po' di soldi in faccia ad un lavoratore licenziato ingiustamente per levarselo dai piedi per sempre. E siccome il lavoro non appartiene solo al datore di lavoro, il lavoro è una di quelle categorie che rende dignità e dà senso alla vita anche di un lavoratore dipendente, noi vorremmo tornare ad un equilibrio che rimedi
alle sperequazioni del mercato. Non siamo in grado di ripetere tutto quello che è scritto nella nostra mozione, che speriamo voi andiate a verificare sul sito. Però, ecco, voglio veramente ringraziare tutti coloro che ci stanno mettendo la faccia, insisto. Non è facile sostenere la mozione Emiliano, è una cosa difficile, al punto che ho come l'impressione che molti la stiano sostenendo sotto copertura, ecco perché abbiamo chiamato la piattaforma Resistenza. Lo stanno facendo in clandestinità. Ora io non è che gli dico, non voglio dire a questi che lo fanno in clandestinità che non debbano farlo, perché lo facciano va bene anche. Però quelli che ci mettono la faccia ovviamente mi rimarranno per sempre cari, perché metterci la faccia è un po' diverso che lanciare il sasso e nascondere la mano. Grazie davvero. Thank you.